E oggi è stato bello vedere tanta felicità, tanti bei segnali, specialmente dal meridione, un segnale vero, quindi di chi sa promuovere il territorio, di chi porta avanti le proprie eccellenze, perché scherzando ci sono due o tre messaggi veri, uno è quello di pace, ma l'altro è il fatto che una città come Bitonto ha delle eccellenze, l'olivo, l'olio, e quindi è stata una bella cosa, una bella operazione e credo un bel segnale un po' per tutti quanti. Noi la chiamiamo la classica best practice, complimenti. Ha già idea di dove poter piantare il nostro ulivo? Ma io penso proprio che questo sia perfetto allo stadio qua che noi abbiamo, dove si allenano molte volte i nostri velocisti, lo stadio Martellini qua di Roma, e quindi secondo me sarebbe perfetto proprio all'acqua cetosa dove c'è il centro di preparazione olimpica. Quindi sono contento anche della bella impressione che abbiamo dato a questi atleti, alla FIDA, alla Lanci, la consegna dell'ulivo, è stato tutto molto bello, quindi ora ci tocca correrla e daremo il meglio perché portiamo insomma il nostro simbolo identitario che ci rende orgogliosi di essere qui e di rappresentare tutti i nostri concittadini. Comunque sono rimasti molto contenti dei nostri regali. Sì, non si aspettavano questa grande partecipazione, ma questa partecipazione anche di senso. Non siamo venuti solo a correre perché potevamo venire ognuno per fatti suoi, ma siamo venuti a rappresentare un'idea di città, un'idea di società, un'idea di popolo che si apre al dialogo, in questo caso interreligioso, ma anche al dialogo all'interno stesso della comunità. Ecco, forse l'invito e l'esortazione per quando torneremo e a essere sempre più dialoganti anche tra noi, perché è così che si forma la comunità. La manifestazione è molto interessante, poi considerato che Rino è stato il nostro portabandiera, per cui diciamo che lui ha fatto un figurone, ma Bitonto ancora di più. Diciamo un applauso a Rino, perché è vero, ci ha messo tanto del suo, noi siamo dei semplici collaboratori, ma è venuta fuori una Bitonto internazionale. Questa è stata la cosa più bella di questo pomeriggio. Per me è la prima esperienza come mezza maratona, a Roma in particolare. È molto emozionante stare in questa città, è emozionante anche il clima che c'è. Mi aspetto di correre là sotto le due ore. Tutti sotto le due ore. Eh sì, perché il mio miglior tempo è 2:06. Quindi adesso voglio scendere sotto le due ore. È un'emozione che già sapevo che sarebbe stata così, perché voglio dire, già da Bitonto tutta la preparazione, gli allenamenti ci hanno portato a questo, quindi sono felicissima. Senti, io ero un attimo alle spalle, Milena vieni, ero un attimo alle spalle di tutti voi e ho visto che in pratica abbiamo catturato l'attenzione di tutta la gente che era qui all'interno del villaggio. Esatto, perché noi portiamo gioia e entusiasmo dappertutto. Milena, un tuo giudizio su questa giornata? Questa giornata è un qualcosa di meraviglioso per la gioia che si respira, per la socializzazione che si può respirare in ogni dove e per l'amicizia che noi portiamo effettivamente, la riscoperta dei valori che la corsa ci ha fatto nuovamente toccare con mano. Senti, ho detto prima a Rino Mangini, come si usa a dire dalle nostre parti, ci siamo fatti riconoscere. Decisamente, come sempre, quindi però noi siamo contenti di questo perché se ci facciamo riconoscere in questa maniera, allora ben venga portare sì, in alto il nome di Bitonto in questa maniera.